Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Vista l'ottima risposta alle vostre recensioni riguardanti i plugin di Acoustic Audio, torniamo sull'argomento dopo l'uscita del nuovo Sand 3, una emulazione completa di alcuni banchi SSL tra i più famosi nelle applicazioni rock e pop moderne. La SSL ha conquistato un mercato vasto negli anni, grazie alla sua continua evoluzione e soprattutto grazie alla sua flessibilità di configurazione del banco stesso. A differenza dei classici ed apprezzati NIV, la SSL è in grado di eseguire routing molto complessi e le altre caratteristiche timbriche del banco lo rendono particolarmente adatto a generi più moderni. Come vedremo, il timbro dei preamplificatori e soprattutto il suo bus compressor sono icone emulatissime da tutte le software house. Non esiste infatti una DAW che non integri al suo interno qualche plugin SSL style. Abbiamo sul mio canale analizzato in passato le emulazioni di Plugin Alliance ed anche quelle contenute nel pacchetto supplementare di Studio One Pro. Tutti algoritmi molto ben elaborati, come lo sono anche quelli della SSL stessa. Acoustic Audio, grazie alla sua tecnologia di sampling, riesce però ad essere più convincente nel processing del segnale audio. Il tutto è condito dalla nuova tecnologia Core 14 che alleggerisce il processing in generale. Come nostra consuetudine facciamo un po' di storia sul marchio SSL, per capire meglio poi le emulazioni che sono state integrate in Sand 3. La SSL nasce ad Oxford nel 1969 da Colin Sanders, acronimo di Solid State Logic, o più semplicemente SSL, ha cambiato il mondo della registrazione audio professionale già nei primi anni 80 grazie alle sue console ancora oggi utilizzate dai professionisti come Chris Lord-Alge, Bob Clairmontaine, Mark Stent, Andy Wallace, Michael Brower e tanti altri. Dopo alcuni prototipi della versione 4000 usciti negli anni 70, quindi precisamente nel 1976, il modello A e subito a seguire il modello B, creati in pochissime unità, inizia la grande produzione dei banchi della serie 4000, già nel 1979. Troviamo infatti i famosissimi serie E, la serie G e i seguenti 6000, 8000, 9000 J e 9000 K, che hanno dominato professionalmente e letteralmente gli studi di registrazione nelle ultime due decadi. La prima emulazione della console SL4000E era equipaggiata con un equalizzatore detto Brown Knob, poi sostituito con il 242 Black Knob, in cui i filtri erano escludibili e non perennemente attivi sul canale, cambiando la pendenza da 12 dB a 18 dB per ottava. Nel 1987 viene introdotta la versione SL4000G, seguita subito dalla G+, con l'equalizzatore 292, in cui la frequenza delle due bande parametriche centrali poteva essere moltiplicata per 3 o divisa per 3, questo per aumentarne la frequenza di intervento del filtro. Oltre a questo furono introdotti i fader motorizzati e automatizzabili, conosciuti poi come moving faders. Nel 2002 cessa la produzione della serie 4000 e viene introdotta la console XL9000K con un migliore headroom e banda passante estesa. Sand 3 è l'evoluzione dell'ormai classico Sand e comprende una channel strip completa del banco, un equalizzatore a tre bande, due tipi di equalizzatori costruiti in casa con le componenti SSL, il classico compressore bus famosissimo ormai ed un preamplificatore per emulare il colore del signal path del mixer. La channel strip è suddivisa in tre diverse channel strip, provenienti quindi dalle tre diverse console emulate. Analizzando l'interfaccia, l'idea fu al tempo di Sand di creare un controllo unico che semplificasse il routing, in particolare dei 14 routing interni, che coesistono nel pannello centrale come vediamo, e che possono essere selezionati dall'utente con questa manopolona gialla che vediamo qui. Questo sistema preseleziona la miglior combinazione possibile, salvandoci da diverse ore di lavoro. Come le altre channel strip che abbiamo già visto su questo canale, il controllo input seleziona il livello di ingresso nel plugin da meno 24 dB a più 24 dB. Output controlla l'uscita dal plugin sempre da meno 24 a più 24 dB.
off naturalmente bypassa tutta la sezione, lasciando quindi attivo soltanto l'equalizzatore ed il compressore. Cerchiamo di capire come funziona il routing dei preamplificatori perché è veramente la parte più interessante. Ogni posizione seleziona una configurazione a blocchi dove il segnale passa attraverso C compressore, F filtro e equalizzatore, S sidechain. Ogni posizione del potenziometro corrisponde quindi ad una configurazione di routing interno. In questo caso abbiamo il filtro, l'equalizzatore e il compressore. Filtro, compressore, equalizzatore in sidechain, eccetera, eccetera. Da 1 a 14 configurazioni. Load a lato mostra il numero di istanze caricate, quindi lo stress relativo alla CPU. Facendo invece riferimento alla sezione dei preamplificatori, SAN3 è equipaggiato con 5 diversi tipi di preamplificatori, basato su 5 console differenti. Tutti i preamplificatori sono stereo, ad eccezione del bus C, che troviamo qui in basso, che invece è mono. I preamp mix sono campionati dalle diverse channel strip delle console e riguardano l'ingresso line in e non includono quindi il colore del compressore originale. I preamp bus, quindi selezionando la finestra bus, quindi selezionate il pulsante bus, sono disegnati per emulare la distorsione prodotta dal passaggio nel bus stesso. Per cui la sezione A, che troviamo qui, quindi mix e bus, offre un'accuratezza sui transienti, la selezione migliore quindi per lavorare sulle tracce di voce, mentre la modalità B, che troviamo qui dall'altra parte, è il mic pre classico campionato direttamente da una delle console più rare, con altissima distorsione armonica e ben definita sui transienti, ammorbidendoli. Infine, C emula lo stadio di preamplificazione del quad bus compressor, quello dell'SL510 per intendersi. La sezione Q è sicuramente una delle parti più interessanti del plugin. Possiamo ora passare dallo shelf al bell mode attraverso una particolare morphing senza premere alcun pulsante. In questa parte della strip troviamo tre diversi tipi di equalizzatori A, B e C. Ovviamente switchando cambiano anche le frequenze di riferimento che troviamo qui nell'equalizzatore, quindi facciamo attenzione anche a questo ogni volta che li cambiamo. Passando ora alla sezione compressore, è quella più famosa ed emulata, ossia lo stadio di compressione VCA, più famoso del mondo come unità stereo. È un bus compressor con un sound unico ed estremamente ricercato, divenuto famosissimo per il suo uso estremo sulle console anni 80. Abbiamo a disposizione tre modalità anche in questo caso, A, C e D, dove D è il risultato del campionamento della versione presente sulle console dell'87. Stiamo parlando della serie 4000G e G+. Infatti, vediamo che attivandolo i controlli cambiano, dove il rapporto ratio cambia radicalmente. Infatti, abbiamo la posizione 2 a 1, dove si crea una compressione estremamente trasparente, per passare a 5 a 1, 20 a 1, fino ad infinito. Ma veniamo ai controlli del compressore. Con off, la sezione di preamplificazione viene spenta. Mentre con il controllo CA possiamo abilitare le diverse versioni del compressore, come abbiamo visto, riferite sempre al ratio. Infatti, nella versione CA possiamo scegliere tra 2 a 1 fino a 10 a 1. Nella versione C il valore è sempre da 2 a 1 a 10 a 1, mentre nella versione D abbiamo da 2 a 1 all'infinito. Il make-up gain guadagna sempre 24 dB. Nella versione CA il controllo di attacco passa da 0,1 millisecondi a 30 millisecondi, come anche nella versione CC. Arrivando nella versione CD troviamo soltanto un controllo fast and slow. La release per tutti e tre i tipi di compressore è sempre da 0,1 secondi fino a auto. La threshold per tutti i compressori passa sempre da meno 64 dB fino a 0, mentre il pulsante SHMOD o SH Mode, incluso in tutte le versioni dei plugin di acustica audio e come abbiamo visto anche in altri tutorial, modifica l'inviluppo d'attacco per poterlo adattare al meglio ad ogni tipo di sorgente audio. Da 0 a 1 si attivano le funzioni di lookahead, mentre i valori sopra il 2 rallentano drasticamente il tempo di attacco. Vedremo adesso come utilizzare questa channel strip all'interno dei nostri mix. Diamo uno sguardo ora alla sezione di equalizzazione, ossia SENT3 e Q. Troviamo infatti in questa finestra tre tipi di equalizzatori con quattro bande ognuno, A, B e C, con l'aggiunta di tre differenti high e low pass filters. Le QA
quindi in modalità A siamo nella versione della console vintage. Nella modalità B ci troviamo nell'emulazione della versione Oxfordshire, mentre nella versione C ci troviamo nell'emulazione degli equalizzatori presenti sulla 4000G. Ogni banda viene bypassata quando si trova su off e ovviamente possono anche essere interscambiate, cosa che è impossibile nella console reale. Qualora volessimo invece lavorare con l'equalizzatore contenuto all'interno della console G+, abbiamo a disposizione il nostro equalizzatore 3+G oppure Send 3+E, che vedremo dopo. L'equalizzatore contiene al suo interno una sezione dedicata alla preamplificazione, in grado di emulare la risposta in fase e la distorsione armonica corrispondente ad un circuito specifico. I preamp che guidano il segnale in ingresso sono divisi in tre banchi: mic, line e bus o gruppo. Ogni step di preamp seleziona un percorso specifico dove la sezione gruppo emula anche il trasformatore di uscita, perfetto nelle sezioni di submix dove si necessita di una certa quantità di distorsione armonica, mentre bus da 1 a 4 sono preamp mono. Da 5 a 8 troviamo la sezione dei preamp stereo indicate anche con ST. I controlli sono come quelli già visti in precedenza, quindi avremo l'input trim dove il segnale viene determinato in ingresso da meno 24 a più 24 dB, come anche l'output gain. LR button, che troviamo qui a destra, gestisce il segnale in ingresso splittandolo in due canali, verrà poi risommato sullo stereo output del plugin. Mentre invece se volessimo lavorare in mid o side, quindi far lavorare in mid side il plugin stesso, potremmo attivare la sezione mid o la sezione side, che vengono automaticamente escluse in base a quale viene selezionata. Sono pulsanti esclusivi quindi. Il discorso meter è a parte ed è stato implementato in quest'ultima versione, dove abbiamo un controllo di VU in ingresso selezionabile come K14 o R128 per avere un riferimento in LUFS e la possibilità di scegliere l'uscita, quindi il meter in uscita tra R128, MO più 14, TruePeak, K12, 14, 20, RMS, R128 stereo, IEC 1 DIN, EBU ed infine l'R128 IG. Sono tutti riferimenti che tornano utili per chi lavora nel broadcasting e in fase di mastering. Gli equalizzatori +E e +G sono in realtà degli equalizzatori custom derivati dal circuito creato per le console vintage, quindi la console A del 1979. Sono costruiti fisicamente da Sound Drops e sono derivati dal circuito originale. Sono stati ricampionati da Acustica Audio per poterci dare questi due tipi di EQ aggiuntivi. La versione G, inoltre, deriva dalla console del 1993. Consiste sempre in quattro bande distinte e possiede anche l'emulazione dello stadio di preamplificazione di quel banco specifico. Arriviamo infine al bus stereo comp, quello che forse utilizzeremo più frequentemente durante i nostri mix e che, come vi dicevo, è straemulato da tantissime altre case software. Anche in questo caso possiamo racchiudere l'emulazione delle tre console in oggetto, come abbiamo visto, ma con l'aggiunta di uno stadio di preamplificazione del bus stesso. È stata quindi aggiunta la configurazione del sidechain e del mix non presenti sull'hardware originale. Quindi, come abbiamo già visto nel channel strip, potremo selezionare i tre diversi tipi di console emulata, lo stadio di preamplificazione da scegliere, quindi dal basso 1 al 4 mono e dal 5 all'8 stereo, l'attivazione della sidechain e tutti i controlli classici del compressore. Poi più avanti lo testeremo anche in riferimento ad un compressore hardware dell'SSL. Arriviamo infine al preamplificatore vero e proprio, una serie di pre racchiusi in un singolo plugin. Questo plugin è adatto proprio alla gestione della distorsione armonica del banco, senza dover appesantire il processing con tutta la channel strip. È perfetto per la colorazione delle tracce, quindi degli strumenti che lo attraversano. Sto finendo di masterizzare il nuovo album di Gianfranco Mauto. In questo caso ho deciso di utilizzare Send per questa traccia, dove la batteria è estremamente aggressiva, sempre in modalità semi-elettronica. Possiamo ascoltare che cosa fanno i diversi plugin. Per prima cosa lavoriamo sulla sezione di batteria. Ascoltiamola senza.
la batteria è già stata compressa in fase di mix, ma possiamo estremizzare ancora di più questi controlli, vediamo come fare. Nel mio caso ho deciso di utilizzare una parte dell'equalizzatore dove appunto ho incrementato leggermente il volume sui 110, accendiamolo, per dare più presenza alla cassa. Utilizzando il filtro in slope e aumentando leggermente gli alti su 10.000 circa, 9.500, 10.000, per colorare un po' la risonanza del rullante. Sentiamo il Charleston, facciamo caso al Charleston. E la coda del riverbero del rullante. In questo momento potrei anche scegliere di dare un colore al nostro mix utilizzando la sezione di preamplificazione, in questo caso il sidechain esterno è collegato al compressore. Utilizzerò poi il sidechain montato sul basso, ad esempio, per pilotarlo attraverso l'arrivo della batteria, in modo che le frequenze basse non vengano ad uccidermi la cassa, quindi tirando fuori la cassa e comprimendo il basso soltanto nei momenti di massimo picco. In questo caso ho sempre utilizzato una compressione levissima perché preferisco poi utilizzare la compressione bass sul master per rendere il tutto estremamente aggressivo. Andiamo a sentire il basso. In questo caso ho compresso il basso, ho messo in sidechain con la cassa. Spingiamo il sidechain, ascoltiamo cosa accade alla cassa che sparisce leggermente sovrastata dal basso. In questo modo cassa e rullante comandano il compressore e ammorbidiscono il basso. Non ho utilizzato alcun tipo di equalizzazione sul basso né di preamplificazione, quindi soltanto il compressore che controlla l'andamento del basso. Infine potremmo aggiungere sul pianoforte il nostro preamp line senza un po' di colore. Ed il compressore sul master, come vi avevo promesso, l'utilizzo appunto del bass. In questo caso lo sto utilizzando in modalità parallela, dove il mix appunto è al 50%. Come vediamo, non sta lavorando in maniera estremamente aggressiva, quindi non troppo esagerato come ingresso. Nella modalità wet è estremamente squashing. Potremmo anche aumentare il threshold, uccidendo i transienti. Sentiamolo meglio. Utilizziamo l'SH mode per recuperare un po' di alti attacco.
Adesso lo sto usando in maniera estremamente aggressiva, però facciamo caso al gluing del segnale processato e non. Facciamo caso alla versione D, dove i bassi vengono restituiti in maniera più ampia rispetto alla versione C e A. Il gluing in generale è stupendo. Mi porta realmente sull'uso della console reale, che abitualmente utilizzo, e quindi non mi fa rimpiangere quello che normalmente accade con i plugin di questo tipo di emulazione, quindi la mancanza di controllo della distorsione armonica reale e ovviamente il controllo anche della dinamica. Send 3 è sicuramente al momento la migliore emulazione delle console SSL in versione software. Il compressore è esattamente reale, quel tipo di punch che si ricerca proprio dalla compressione VCA. I drop che si sentono quando si modificano i parametri sono normali perché si passa da un file profilato ad un altro. Ma una volta trovata la nostra comfort zone, siamo pronti per fare il mix ed il master delle nostre songs. È come tutti gli altri plugin di acustica audio leggermente avido di risorse. In questo momento sto usando un vecchissimo Xeon, per cui riesco ad aprirne soltanto 6 o 7, mentre invece su un nuovissimo e moderno i7 ottava generazione riesco a lavorare anche su 12 o 16 canali indipendentemente. Lo trovo particolarmente utile sui bus e posso ovviamente utilizzarlo in combinazione con tutti gli altri plugin e channel strip che abbiamo già visto negli altri video. In questo momento è in offerta, vi consiglio di acquistarlo, eventualmente scaricate la demo, provatela sul vostro sistema e cercate di capire quanto vi possa essere utile. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho aperto anche un account Patreon per poter raccogliere fondi da dedicare alla realizzazione di questi video e quindi l'acquisto delle licenze di software che mi servono per realizzare questi video, cercando sempre di dare un aspetto professionale all'utilizzo dei plugin che andiamo a testare. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi la notifica dei nuovi video caricati. Per ora è tutto, ciao, a presto!